Grazie dottor Trebbi, buonasera a tutti. È un piacere per me moderare questo dibattito questa sera. Ringrazio dell'ospitalità la direttrice Joël Comet e per tutta l'organizzazione il dottor Trebbi che è stato in contatto con me e con i vari ospiti in questi ultimi mesi. Non era così semplice trovare i politici svizzeri disposti a venire qui questa sera. Per questo motivo siamo veramente molto grati a voi tutti che siete presenti questa sera. Due parole sull'impostazione del dibattito, abbiamo circa un'ora e mezza a disposizione. Abbiamo previsto una prima parte, sarà dedicata a un dibattito sui temi, diciamo, federali, generali, principali di questa legislatura, eventualmente anche vedere cosa ci aspetta in ottobre e dopo ottobre, mentre la seconda parte del dibattito è prevista un dibattito più orientato verso le questioni specifiche che riguardano in particolare le svizzere e gli svizzeri che vivono all'estero, con tutta una serie di temi che abbiamo già, ma anche voi ovviamente potete intervenire con vostre sollecitazioni o domande che potete avere. Ecco, questo è quello che io ho previsto, quindi ci sarà in ogni caso spazio, soprattutto nella seconda parte della serata, anche per le vostre domande e per il dibattito con i politici presenti. Allora, dottor Trebbi ha già presentato le varie persone, ma lo farò anch'io man mano che do la parola. Comincerei con una domanda quindi che pongo a tutti i cinque politici presenti, di individuare quello che per loro è stato il tema principale della legislatura 2015-2019, quindi quella che sta per concludersi. Ovviamente abbiamo un pochettino di disparità, per così dire, perché abbiamo tre parlamentari federali e due politici attivi nel Canton Ticino, ma non si sa mai, magari anche loro saranno una volta a Berna, però penso che non dovrebbe essere un problema per tutti rispondere a questa domanda, quindi veramente delle risposte brevi, così abbiamo così un'idea come voi avete percepito l'attuale momento politico in Svizzera in questa legislatura. E comincerei quindi sulla mia sinistra, la signora Roberta Pantani. Quindi la signora Pantani è già dal 2011 in Consiglio nazionale, quindi sta concludendo la sua seconda legislatura, si sta ripresentando in ottobre per la terza legislatura. Lei è della Lega dei Ticinesi, è vero che fa parte del gruppo dell'Unione Democratica di Centro a livello federale, però comunque sicuramente lo sapete, in Ticino la Lega dei Ticinesi è UDC, l'Unione Democratica di Centro, sono comunque due partiti separati e mi pare importante sottolinearlo. Quindi, Roberta, secondo per lei qual è stato il tema principale in questi quattro anni? Buonasera a tutti anche da parte mia, sono veramente onorata e lieta di essere qui questa sera di fronte a un pubblico che non è il solito pubblico che ci ritroviamo di fronte in occasione di dibattiti politici. Qual è il tema che è stato il tema fondamentale e principale di questa legislatura? Beh, in realtà credo che non se ne possa individuare unicamente uno, ce ne sono stati diversi con importanza anche diversa. Se penso che per ben due volte abbiamo toccato il tema della riforma fiscale e del risanamento della VS, cosa che probabilmente andremo anche a discutere nella prossima legislatura. Abbiamo rivisto la legge sugli stranieri, c'è naturalmente la questione aperta dell'Europa. Direi che i temi che sono stati trattati durante questa legislatura sono stati i più disparati, ma anche credo quelli da riportare nella prossima. Quindi individuare oggi qual è stato il tema principale della legislatura è difficile, perché abbiamo toccato davvero tanti temi importanti. Grazie, ne ho elencati comunque tre, però ecco, a me piacerebbe vedere se anche gli altri ospiti magari riescono a individuare proprio, non perché ovviamente ci sono tanti temi interessanti e importanti, però magari c'era uno in particolare
che vi ha insomma, interessati particolarmente. Sulla mia destra Natalia Ferrara, quindi Natalia Ferrara è deputata in Gran Consiglio ticinese ormai alla seconda legislatura ed è una possibile candidata anche al Consiglio nazionale. Il Partito Liberale Radicale non è ancora deciso, però Natalia è, come si dice, è disponibile, quindi si vedrà cosa deciderà il Partito Liberale Radicale ticinese. Quindi a te la parola. Grazie, buonasera a tutti. Da ticinese devo dire che il tema, perché certo l'ABS è importante, ne avete dibattuti molto a Berna, ma il tema è stato quello della libera circolazione o della non più libera circolazione e quindi delle conseguenze del voto del 9 febbraio 2014 sull'iniziativa contro l'immigrazione di massa. L'introduzione di questa preferenza indigena light, come è stata chiamata, quindi ancora legata non tanto a dei contingenti ma a delle modalità, delle misure per restringere la libera circolazione e l'attesa, quindi il ponte tra legislatura che si conclude e quella che comincerà, perché è molto atteso il messaggio del Consiglio federale a sapere come si affronteranno le 116.000 firme che sono state depositate non dalla Lega ma dall'Unione Democratica di Centro, ma avete aiutato, dice Roberta Fantani, proprio per decidere una volta per tutte se ci sarà ancora e come sarà la libera circolazione. Questo penso che sia uno dei temi più importanti. Grazie. Fabio Regazzi è consigliere nazionale del Partito Popolare Democratico, anche lui dal 2011 è stato eletto insieme a Roberta, cioè lo stesso anno come Roberta Pantani, prima è stato deputato per diversi anni in Gran Consiglio ticinese. Quindi Fabio, dal suo punto di vista, questo tema individuato dalla signora Ferrara, la questione quindi della libera circolazione delle persone fra Unione Europea e Svizzera, è stato il tema principale oppure lei vede un altro tema che l'ha toccata personalmente, particolarmente in questi 4 anni? Buonasera a tutti anche da parte mia, premetto che io sono qui a sostituire Filippo Lombardi, politico di peso in tutti i sensi, che mi ha pregato di portarvi i suoi saluti, credo che sia già stato presente in passato a questo evento, ma ho accettato naturalmente con grande piacere la sua richiesta di venirlo a sostituire qui a Roma. Allora, il tema della libera circolazione sicuramente è un tema centrale, questo è evidente perché chiaramente è un tema anche molto sentito a livello svizzero. È chiaro che da uomo di economia quale io sono presidente degli industriali ticinesi, sono imprenditore, non nascondo una preoccupazione per quelle che possono essere le conseguenze di un eventuale accoglimento di questa iniziativa che chiaramente farebbe non solo saltare gli accordi sulla libera circolazione, ma farebbe saltare verosimilmente, in virtù della clausola ghigliottina, l'intero castello degli accordi bilaterali, con conseguenze, a mio avviso, che sarebbero molto pesanti per la Svizzera, per la nostra economia e per il nostro benessere. Detto questo, il tema non è ancora così di attualità perché l'iniziativa è stata depositata, la tratteremo verosimilmente, sicuramente nella prossima legislatura. Io invece il tema che naturalmente ho seguito con apprensione ma anche con interesse è proprio stato quello che abbiamo recentemente votato alcune settimane or sono, cioè quello della riforma fiscale e della ABS citata dalla collega Roberta Pantani. Abbiamo fallito un primo tentativo con la riforma della fiscalità delle imprese nel 2017 e questo ci ha messo parecchio sotto pressione, ha messo parecchio sotto pressione il sistema o l'economia svizzera, perché chiaramente dovevamo entro il 2019 trovare una soluzione. Grazie a questa capacità svizzera di trovare compromessi si è riuscito a cavare o a levare dal cilindro una soluzione
che ha fatto ricciare il naso a diversi, ma che ha avuto il pregio di mettere d'accordo comunque una parte importante, di aver trovato un consenso ampio sia a livello politico ma anche a livello della popolazione. Quindi grazie a questo risultato abbiamo superato un ostacolo che se fosse rimasto sul nostro percorso ci avrebbe sicuramente creato parecchi problemi, e quindi questo lo ritengo un tassello centrale di questa legislatura, anche se di temi importanti ne abbiamo trattati anche altri. Grazie Fabio. Carlo Sommaruga, lei è il più anziano qui presente per quanto riguarda gli anni passati in Parlamento federale, non sono andato a vedere chi è veramente la persona più anziana qui, prima poco importa. Comunque il Carlo Sommaruga è consigliere nazionale per il Canton Ginevra già dal 2003. Quest'anno in ottobre non sarà più candidato al Consiglio nazionale, ma è candidato al Consiglio degli Stati, quindi la Camera Alta del Parlamento, cosiddetta Camera Alta del Parlamento federale, sempre per il Canton di Ginevra per il Partito Socialista. Quindi Carlo, buonasera, lei conosce molto bene qui l'Istituto Svizzero di Roma, come ha detto non è la prima volta, però anche lei, quindi la domanda sul tema principale dell'attuale legislatura. Allora, prima di tutto buonasera a tutti, sempre un piacere di essere qui all'Istituto, a me fa anche piacere vedere molta gente qui perché sono membro del Consiglio di Fondazione, dunque quando ci sono attività con molta presenza è sempre piacevole per l'Istituto e per chi porta anche la responsabilità di questa istituzione. Poi seconda cosa che volevo dire, è vero che sono già per la terza volta qui in un dibattito elettorale, è sempre un gran piacere di vedere specialmente l'interesse della comunità svizzera a Roma del dibattito politico che possiamo portare qui con tutti in questa assemblea, in questa serata, ma l'abbiamo fatto già per il passato. Poi questa volta mi sono detto che, come non riesco a dire tutto quello che il Partito Socialista vuol far passare, vuol spiegare, ho portato documentazione sul Partito Socialista, il suo programma e altre documentazioni che potete trovare sul tavolo alla fine della serata. Per la domanda che è fatta, direi che io condivido quello che è stato detto dalla signora Pantani e dal signor Regazzi, che il gran dossier è stato quello della riforma fiscale e del finanziamento della UES. È vero che abbiamo iniziato la legislatura, questa ultima legislatura, con il problema del seguito da dare al famoso voto del 9 febbraio 2014, però si è regolato nel dolore, ma finalmente si è regolato rapidamente. Poi dovevamo risolvere molto rapidamente due sfide importanti: una è quella fiscale, che l'Europa ci metteva sotto pressione, come anche l'OCDE, sulle questioni degli statuti speciali delle società che holding in Svizzera e diverse altre società puramente di natura fiscale, perché se non si risolveva a fine di quest'anno questo problema, questa situazione fiscale, le conseguenze sarebbero state molto importanti in Svizzera, di sicuro anche partenza forse di certe società, ma specialmente delle contromisure fiscali molto pesanti per tutte le industrie che potevano, e altre società che potevano avere un piede in Europa e un piede in Svizzera. L'altro grande problema che resta era quello del finanziamento della UES. È chiaro che abbiamo avuto uno scacco durante questa legislatura, perché c'era il progetto Previdenza Vecchiaia 2020 che non è stato accettato dal popolo, e finalmente da due soggetti molto importanti si è fatto questo ultimo progetto che è stato accettato recentemente dal popolo, che è la riforma fiscale e il finanziamento della DS. Interessante perché è un compromesso politico, è stato un compromesso politico con riforma fiscale che ha dovuto cedere elementi dopo il rifiuto del popolo della riforma 3, e allo stesso tempo compensazione sociale. Un modello che si è anche visto anche nei cantoni, Canton Ginevra, Canton Vaud e altri cantoni, che permette di andare avanti con la riforma fiscale, dare diciamo anche un po' di fiato alle imprese, ma allo stesso tempo di avere una garanzia su certe prestazioni sociali, in questo caso federale la UES, anche se il tema resta ancora aperto per la prossima legislatura. Grazie mille Carlo.
Sempre sulla mia sinistra abbiamo il signor Valerio De Giovanetti, che rappresenta qui il partito dei Verdi Liberali del Canton Ticino, quindi lui è vicepresidente di questo partito a livello ticinese, è già stato candidato al Consiglio nazionale, forse lo sarà anche lui in ottobre, anche in questo caso, come nel caso del Partito Liberale Radicale, il suo partito non ha ancora preso le decisioni. È un piacere averla qui con noi. Tanto per specificare, nel Canton Ticino il Partito dei Verdi Liberali è ancora un partito relativamente piccolo rispetto alla una certa crescita che ha avuto in particolare in Svizzera tedesca, ma anche in alcuni cantoni della Svizzera romanda, ma alle ultime elezioni cantonali per una mano, non so esattamente quanti voti, ma per pochissimi voti ha mancato l'entrata in Gran Consiglio ticinese, che sarebbe stato sicuramente un passo importante anche per il Partito dei Verdi Liberali, quindi anche a lei la medesima domanda. Grazie mille, sono onoratissimo di trovarmi qui a Roma, in questa prestigiosa sede, con questo bellissimo pubblico. Spero, visto che abbiamo qui dei grossi calibri, di non far troppo figura. I temi, non posso giudicare dall'interno, ovviamente essendo fuori, ma come osservatore, come politico di milizia, il lavoro all'interno del governo c'è sicurissimamente tanto, devono essere veramente bravi per poter dedicarsi a tutti i problemi che ci sono. L'unica cosa, per essere leggermente critico, mettiamolo in questo senso, che fanno la politica in generale fa troppa informazione via social media e quindi crea disinformazione, diciamo, verso il cittadino, e non riesce più a capire quello che uno vede sul Facebook, su tutte queste cose che comunica il politico, perché poi dopo all'interno delle aule ci sono altre decisioni e quindi il povero cittadino non sa più adesso cosa è stato detto, cosa è stato fatto, cos'è la versione giusta. Quindi i temi sono tutti quelli che hanno già citato, quelli che sono veramente all'interno, sono tutti molto importanti, però secondo me il problema comincia proprio adesso, il discorso della fiscalità, il nuovo Parlamento europeo, i temi ambientali che sono stati da troppi anni trascurati, e questo, oltre a essere verde liberale o liberale verde, praticamente quello è il futuro, perché se vogliamo vivere veramente bene, l'economia deve anche trovare, e ce ne sono tantissimi, spazi per poter far vivere al meglio, con una qualità di vita, tutta la popolazione. Ecco, un po' in questo senso anche. Grazie Valerio. Ecco, allora, prima di continuare vorrei dire soltanto due parole, perché vi siete sicuramente accorti che abbiamo qui rappresentanti di diversi partiti, però comunque mancano i rappresentanti di alcuni partiti importanti a livello federale. Abbiamo già detto l'Unione Democratica di Centro, che non è la Lega Ticinesi, manca, e manca anche il Partito dei Verdi. Vorrei soltanto dire che in particolare il dottor Trebbi in questi ultimi mesi, sono testimone perché ero comunque anche io in contatto con lui, ha fatto di tutto per avere qui anche i rappresentanti di questi due partiti, UDC e Verdi in particolare. Dopo ci sono anche tanti altri partiti piuttosto, diciamo, minori in termini percentuali, però purtroppo non è stato possibile avere qui con noi un rappresentante dei Verdi e dell'UDC. Però io penso che con la signora Pantani l'area, ecco, grosso modo dell'UDC e Lega è comunque coperta, d'altronde come ho detto fa comunque parte del gruppo UDC a Verna, e la tematica ambientale, pur essendoci comunque differenze fra il partito dei Verdi e quello dei Verdi Liberali, però comunque, ecco, diciamo che in parte sicuramente, o in buona parte anche coperta dalla presenza del signor Valerio De Giovanetti.